Camion, cercavo di fermarli, è un disastro, è un disastro, veramente. È una cosa impressionante, tutti bloccati, non passa nessuna cosa. Chiama quello lì! Stanno arrivando ma non riescono a passare! Migliore 140. Non ci riusciamo, si passa di qua. Non ho mai visto in vita mia una cosa del genere, guarda, molto brutto. Ci sono dei miei colleghi, saremmo usciti in 10 macchine. Passa. Con una mano, prova a tirarti qua sul pantalone, la braga. No, signore, no. Aspetta che non riesco mica a passarci, sai, io no, lì dov'è? Sì, un disastro, un inferno. Poi non c'è dietro, secondo me c'è ancora. Non si riesce a tirare via, se non c'è. Bisognerebbe che il camion andasse un po' avanti. No, addirittura. Si strappa via tutto. Stavo a stringimento della corsia, però ci siamo visti i camion che da una parte arrivano all'altra. Le immagini che stiamo vedendo sono la multirealtà quotidiana. Sono momenti drammatici che non finiscono con la fotografia dell'ultimo momento, ma che in realtà iniziano un susseguirsi di emozioni che coinvolgono a più riprese i parenti e amici degli autori e delle vittime degli incidenti stessi. La drammaticità di un incidente automobilistico non lo dobbiamo congelare come un momento della vita stessa di ognuno di noi, ma dobbiamo denunciarlo con vibrante forza come atteggiamento criminoso, scellerato e vergognoso che punisce una società civile come la nostra. A quale motivo spinge ad andare a 200 all'ora incuranti del pericolo che si possa recare danno a se stessi ed anche agli altri? Potremmo fare dei ragionamenti attraverso i sentimenti di molti giovani che danno l'impressione di essere colpiti dalla grave malattia del mal di vita. Al di là dei risvolti drammatici vissuti dalle famiglie vittime delle stragi stradali, la società deve considerare la perdita di giovani vite come depotenziamento della società stessa. Tutti possiamo analizzare il comportamento di giovani che attraverso il concetto vivo al limite, quindi esisto, creando di fatto un sistema societario parallelo alla società stessa, la quale ha l'obbligo di porsi con forza ad un sistema di vita alienato da stili di vita confusi ed irrazionali, una sorta di bivio tra la sobrietà di una vita coerente con i valori culturali della reciprocità come unica risposta ad una espressione di individualismo persistente. Le responsabilità della cosiddetta società civile sono molte, a partire da pubblicitari e pubblicità scellerate che incentivano modelli e stili di vita sbagliati e nocivi. Tali messaggi vengono notevolmente amplificati da ragazzi al volante, spinti da una sorta di delirio di onnipotenza. Non c'è quindi da stupirsi se questa situazione si traduce in un alto tasso di incidentalità. Grazie alle nuove tecnologie di costruzione delle auto e la professionalità di alcuni medici, il numero di morti è calato da 7.498 del 91 ai 5.700 dei giorni nostri. Ma il dato inquietante è che il trend torna a salire nei riguardi dei feriti, che da 240.688 siano passati a 313.727 dei giorni nostri. Non possiamo e non dobbiamo trascurare questo tipo di evoluzione compiacendoci delle migliorie tecnologiche delle automobili. Il male di vita c'è ed è sempre maggiore, soprattutto colpisce sempre più giovani della fascia adolescenziale.
L'escalation derivati dagli stili di vita dei giovani sono le trasgressioni più svariate, che spaziano dalle distruzioni di edifici agli happy hour con alcolici consumati fuori dai bar, per consegnare giovani sconvolti dai fumi dell'alcol alle discoteche, le quali completano l'opera riconsegnando alle strade ragazzi non idonei alla guida. La cattiva strada, benvenuti a O Bianco o Nero, gentili telespettatori. Oggi ci scusiamo per queste immagini un po' dure, per la verità, però certo che quello che dobbiamo affrontare oggi è un argomento parecchio ostico e drammatico. Si tratta delle stragi del sabato sera, ormai sono ricorrenti i titoli dei giornali, tante volte sono titoloni che ben poco hanno a che fare con la vera drammaticità dei giorni nostri. E quindi abbiamo degli ospiti importanti, i quali sicuramente sanno dare delle risposte semplici alla O Bianco o Nero, qualcosa di definitivo, senza così fare voli pindarici su il ma, il se o il forse. Cerchiamo di dare delle risposte che siano quanto più serie e assolutamente possibili. L'avvocato Vittorio Bottoli, intanto grazie per essere con noi, avvocato. Abbiamo Michele Girardi, anche lei benvenuto nella nostra piazza. Abbiamo Alberto Pallotti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, compartimento di Verona. Noi ci siamo già visti lo scorso anno. Buonasera a tutti. Abbiamo il piacere di avere anche Giuseppe Bertinazzi, sindaco di Due Ville. Grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Io, avvocato, parto subito da lei. Abbiamo visto delle immagini che sono sconvolgenti. E per quanto si possa fare, riusciamo sempre a far poco. Oggi così, tanto per la cronaca, guardavo un programma su una emittente cosiddetta nazionale, dove erano intervistate delle ragazze che su YouTube si spogliavano sui tram oppure facevano il bagno in piazza San Babila a Milano, e diciamo che come premio vengono intervistate e poi dopo si crea questa cultura dell'anticultura, secondo me. Quando invece si tratta di parlare di cose serie, profondamente importanti, che minano comunque non soltanto la coscienza dei buoni uomini, ma soprattutto quelle persone che sono vittime della strada, cosa possiamo fare? Io ho avuto la fortuna, avendo esercitato per 10 anni l'attività, senza falsa retorica esaltante, di difensore civico della regione, ho potuto assimilare una cultura proprio dei diritti. Il diritto non inteso come lo intende l'avvocato, che io, senza nessuna intenzione di denigrare, perché per 30 anni ho svolto l'attività professionale, adesso probabilmente la riprenderò. Ma l'avvocato vede, se mi è permesso un punto di vista un po' forse strano, vede il diritto come una clava da dare in testa all'avversario che contende con lui la ragione o il torto. Difensore civico è un'altra cosa, perché non è l'avvocato della parte, anche se il termine difensore può trarre in inganno. È colui che difende proprio i diritti, che protegge i diritti, perché riconoscere i diritti è molto facile. La nostra Costituzione l'ha scritto così chiaramente, l'articolo 2, la Repubblica riconosce i diritti. E dal 14 al 56, mi pare, c'è l'elencazione di tutti i diritti che vengono riconosciuti. Anche il più bieco dei dittatori può riconoscere i diritti, lo scrive su una carta. Il problema quindi non è il riconoscimento, è la protezione che lo Stato, la comunità, assicura ai diritti che ha preventivamente riconosciuti. Questa prevenzione a chi spetta? Ovviamente allo Stato, alla collettività, a colui che ha organizzato il gioco e le regole. E quindi, se posso dare una risposta facendo quasi una domanda, è: cosa fa lo Stato per tutelare e difendere e proteggere questi diritti? E qua, con le immagini che abbiamo visto, il discorso ci può portare lontano. Fa abbastanza, anche tenuto conto che parliamo dei diritti primari in assoluto, il diritto alla vita, il diritto all'incolumità fisica di colui che non si pone in una situazione volontariamente di pericolo, ma che ciò malgrado è attaccato nella sua incolumità fisica. Pensiamo a colui che rimane paralizzato a seguito di un incidente, malgrado si sia comportato con la massima diligenza. Sono cose da far tremare, soprattutto quando si vedono queste immagini, per così dire, le vene e i polsi. E allora, ma questo penso che potrebbe far parte della seconda o di altre tornate, domandiamoci che cosa si può fare, o meglio, se si fa abbastanza.
Alberto Pallotti, allora, diceva tremare i polsi, io sono un fortunato, a me non è mai successo granché, fortunatamente, anche se ho vissuto e visto delle cose, insomma, imbarazzanti e drammatiche. Associazione familiari vittime della strada, insomma, delle risposte le vorrebbero quanto prima, ma non per una sorta di do ut des, perché quando muore un familiare credo che non ci siano soldi che possano compensare. Poi approfondiremo questo tipo di aspetto. Però tu cosa ti senti quando vedi dei programmi, come dicevo prima, che basta spogliarsi un po' e fa audience e tutti guardano, e quando invece ci sono questi morti che continuano a tacere, veramente in un imbarazzante silenzio? Ma credo che sia stato proprio toccato il punto. Purtroppo siamo in una società che corre veloce, in una società in cui, potrei citare come esempio, io ho avuto un grave infortunio sul lavoro, oltre che purtroppo essere un familiare, ho perso 3 familiari a causa di un incidente stradale, ho avuto anche un gravissimo infortunio all'occhio sinistro sul lavoro. E c'è stato fatto un articolo sul giornale del giorno dopo, perché ero cascato da questa impalcatura, avevo rischiato seriamente di morire ed era abbastanza importante quello che era successo, perché in un supermercato del centro storico di Verona. E il giorno dopo c'è stato questo articolo, le persone mi hanno telefonato. Dopo qualche tempo, un mese e mezzo, 2 mesi, vedo che tante persone mi mandano dei messaggi, mi chiedono come sto, e io non riesco a focalizzare subito, cioè l'incidente l'avevo avuto 2 mesi prima, e io rispondo bene, ovviamente sto. Poi a un certo punto scopro, uno mi dice, guarda, ti ho visto su un giornale, era uscito su questo giornale, uno dei giornali scandalistici, era uscita la mia storia, che un giornalista aveva ripreso, aveva raccontato la mia storia su un giornale scandalistico. Beh, è incredibile come sul giornale locale della nostra città l'avevano letto un numero ridotto, invece su questo giornale scandalistico l'avevano praticamente letto quasi tutta Italia, perché tutte le persone che conoscevo dalla parte d'Italia mi aveva telefonato e mi aveva espresso la loro solidarietà. Questo la dice lunga sulla qualità dopo dell'informazione che i nostri stessi concittadini vanno a cercare e quindi vanno a informarsi, perché questo che diceva lei giustamente fa più odio su una bella ragazza che fa vedere il seno in televisione piuttosto che queste trasmissioni che hanno un'utilità, io direi, che non è neanche lontanamente paragonabile. Il problema che infatti noi dell'associazione arriviamo ad affrontare, del più grave problema che noi abbiamo, è proprio il consenso da parte dei nostri stessi cittadini, perché noi stiamo in questa trasmissione, come io professionalmente in questa attività, tocchiamo uno dei problemi più difficili e più drammatici che c'è forse al mondo, ovvero la perdita di un congiunto per una tragica fatalità, che le persone rimangono con la domanda: un minuto prima stavo bene, un minuto dopo è cambiato tutto. Questa è una domanda che purtroppo distrugge le menti e i cervelli anche delle persone più sane di mente, anche le persone più logiche e anche le persone più forti vengono messe a durissima prova quando capita una tragedia di questo genere, soprattutto quando si perde il proprio figlio. Normalmente si dice che la tragedia di perdere un figlio sia quanto di più brutto possa capitare a un essere umano. E io l'ho riscontrato non sulla mia pelle, per fortuna, perché ho perso dei familiari prima di me, non i miei figli, per fortuna, però l'ho riscontrato, i nostri associati che perdono dei figli mi raccontano delle esperienze davvero drammatiche. Purtroppo le altre persone che non sono coinvolte da incidenti in maniera così toccante, in maniera così grave, tendono a prendere le distanze, e io sinceramente mi sento di dire anche che capisco il perché. Sono tematiche difficili, drammatiche, sono tematiche che toccano davvero e che non ti fanno dormire la notte. Normalmente le persone hanno già i loro problemi, difficile che possano sobbarcarsi problemi di una tale importanza, però questo appunto è il problema che noi dobbiamo affrontare tutti i giorni per vincere la diffidenza delle persone che vengono a loro modo coinvolte, per avvicinare queste persone, cercare di portare il nostro beneficio, la nostra esperienza, che posso dirlo tranquillamente, non ho paura di dirlo davanti alle telecamere, che è sempre positiva, perché avere persone che hanno subito qualcosa prima di te e che si sono associate, hanno avuto la forza di lottare, di combattere, di informarsi, perché non è solo quello, è anche di riuscire a tutelare i propri, certo, diritti, perché come giustamente sottolineava l'avvocato preparatissimo, dottor Bottoli, la macchina, la Repubblica, la macchina dei diritti è una macchina complessa, è una macchina che tiene conto di tantissime sfaccettature. Destreggiarsi in mezzo a codici, codicini, codicilli, postille è difficile, gli avvocati servono, però serve anche dall'altra parte un'associazione di gente che come te ha subito un trauma e può veramente in qualche modo aiutarti perché ha avuto un'esperienza passata. Diciamo che è molto importante quello che ha detto l'avvocato Bottoli prima, la Repubblica riconosce dei diritti, però a me sembra che sia andati un po' in là con questo diritto alla guida, cioè la patente viene vista ad oggi come un diritto inviolabile, come la libertà.
Questo non è così, non deve essere così, è un messaggio sbagliato che non deve trapelare. Il messaggio che deve essere chiaro è la patente è una possibilità che viene data ai cittadini che lo meritano di poter guidare, e quando non lo meritano più per infrazioni o per determinate situazioni che hanno posto in essere, può essere anche una condotta di vita sbagliata, questa possibilità va ritirata. Questo lo chiariremo tra poco. Tra le associazioni come la sua, chiaramente vengono da esperienze drammatiche, però ci sono delle casse di risonanza dove ci sono dei sindaci che in qualche maniera insomma prendono a cuore e si consociano addirittura con altri per poter presidiare il territorio, perché poi la verità è che credo che sia una manovra congiunta tra un progetto culturale e soprattutto il controllo, perché sennò alla fine contiamo poco. Allora, Giuseppe Pertinazzi, sindaco di Due Ville, voi avete avuto questa accortezza di mettere una telecamera di controllo che in qualche maniera sorveglia e l'infrazione la documenta, ma soprattutto non l'avete fatto per far cassa, perché tante volte si crea questa sorta di ambigua e anche antipatica diceria, che è quella che tanti comuni usano ste macchinette per far cassa. Credo che invece nel vostro caso avete addirittura diminuito gli introiti delle multe, però state facendo molto per quanto riguarda il controllo del territorio profondo. Se ci dà brevemente qualche numero. Beh, riprendo quello che diceva l'avvocato, perché in realtà i sindaci e gli amministratori comunali sono quelli che hanno il compito di salvaguardare la sicurezza nella comunità del cittadino. Il Comune di Due Ville, assieme ad altri 17 comuni, ha formato un consorzio per la polizia locale, che si chiama Polizia Locale Nord-Est Vicentino, e nel programma di questo consorzio c'è il controllo del territorio puntuale, con dei programmi specifici anche durante le ore più critiche, le ore notturne, il sabato, la domenica e il venerdì. E tra questi programmi investimenti abbiamo anche installato un semaforo in un'arteria molto importante, che è la Marosticana, che collega Vicenza a Bassano, dove c'è un passaggio di circa 45.000 veicoli al giorno. E quando siamo partiti, ovviamente, abbiamo sopportato le critiche di molti concittadini e anche molti automobilisti, perché appunto questo meccanismo fa cassa. Allora io do pochi numeri per confutare quanto hai detto. Dunque, nel primo anno che abbiamo installato, nel 2008 è cominciato a funzionare per l'intera annata, abbiamo rilevato 2.604 infrazioni. Installato in pratica una sorta di telecamera. Che è una telecamera riprende che completamente. Riprende completamente il passaggio dell'automobilista. Tra l'altro noi, dicevo prima al presentatore, ci siamo recati dal giudice di pace per capire cosa dobbiamo fare per non essere in qualche maniera poi smentiti. Ci ha dato delle regole: il giallo deve durare minimo 6 secondi, chi passa con il giallo non viene multato, la ripresa viene vista esclusivamente dal consorzio dei vigili, non da privati. È molto importante. Questo è molto importante, perché poi è il vigile che decide se sanzionare o meno, e poi il costo o l'affitto dell'impianto deve essere a costo fisso e non variabile a percentuale. A provvigione? Assolutamente. Questo abbiamo applicato, e in realtà di questi 2.604 infrazioni che abbiamo avuto nel 2008, nel 2009 sono scesi a 1.836, nel 2010 a 897, sta a significare che questo strumento ha fatto prevenzione. E credo ci siano stati due o tre automobilisti che hanno fatto ricorso al giudice di pace, ma di fronte a una ripresa non si possono trovare. Bene, qua mi piace, adesso volevo far intervenire proprio Michele Girardi, si occupa proprio di questo, credo. Prima di mandare l'intervista abbiamo qualche contributo anche di Ennio Mario Sodano, che è il prefetto di Padova, quale ci danno degli spunti queste interviste per poter, commentare anche meglio la problematica degli incidenti.
Questo vuol dire creare, credo, intanto non contestazioni, nessuno può contestare, vede il film, insomma, se non è più che idiota, dice, beh, sono stato io, e quella è la verità. Ma si può anche innescare un procedimento culturale, diciamo, si instilla anche nell'automobilista, guarda che se ti becco non c'è niente da fare, comportati bene. E quindi se questi dati, come so, sono veri, insomma, vuol dire che tanti incidenti sono stati evitati, indipendentemente dalle poche multe, meglio, ma anche tanti incidenti sono stati evitati. Certamente questo. Diciamo questo, i dispositivi di rilevamento infrazione semaforiche sono nati fondamentalmente per questo. Se guardiamo storicamente, diciamo, la tecnologia 10 anni fa offriva un determinato prodotto, quindi abbiamo delle strutture molto arcaiche, molto povere, dove danno solamente un'immagine singola e dove diciamo che comunque funzionava già questo per deterrente. Con l'evoluzione della tecnica si sono raggiunte diciamo, delle soluzioni ottimali in cui si può vedere un filmato dove con questo filmato si può dimostrare a chi commette questa infrazione l'avvenuta infrazione, ma soprattutto si può far percepire all'utente della strada che ci deve essere una responsabilità quando si è sulla strada. Non ti puniamo per niente. Non ti puniamo per niente, ma ti puniamo solamente perché solamente attraverso questo sistema, diciamo, di punizione, devi comprendere e soprattutto devi educarti, quindi maggiormente essere più cosciente e più coerente sul fatto che sulla strada ci si mette con coscienza e con rispetto per gli altri. Ingegnere, lei fa un lavoro anche molto duro, credo, perché come l'ho detto prima sembrerebbe quasi nulla, ma conoscendo un po' lo spirito umano, credo che scavare nel profondo possa far male a lei e soprattutto a coloro che in qualche maniera lei dovrà corrispondere le sue analisi. Vogliamo parlare proprio brevemente cosa vuol dire ricostruzione di un incidente, quando non si sa esattamente cosa sia successo. Mi calo un po' nella sua anima, perché penso, certo, che non ci sia forse lavoro peggiore, cioè anche che ti mette tanto in discussione. Beh, certamente, sicuramente, seppur diciamo banalmente, poi possiamo dire che le dinamiche sono molto simili fra loro. Fondamentalmente a me piace dire una cosa, che ogni sinistro ha una sua storia, cioè non esistono due sinistri uguali. Due dinamiche uguali non esistono, perché ci sono n fattori che contribuiscono all'accadimento. Lo studio di una ricostruzione di un incidente stradale è una materia abbastanza complessa, articolata, perché deve tenere conto sia di aspetti diciamo, dinamici, ed grazie alla fisica e alla matematica si riesce a sviluppare determinate, a ricostruire una certa dinamica, ma a mio avviso bisogna poi anche nel contesto, nello studio e quindi nella ricerca di quelle che possono essere state le vere effettive cause del sinistro, conoscere e cercare perlomeno di percepire quali sono stati gli atteggiamenti dei vari protagonisti. E su questo aspetto, per esperienza, dico che gioca molto tre fattori fondamentali. La imprudenza, quindi diciamo la leggerezza di uno che si pone alla guida, e quindi mi ricollego alla circostanza per cui la patente di guida non è un diritto, ma è un qualcosa che deve essere dato a chi veramente sa condurre un veicolo e sa che cosa sta portando in mano, perché io dico anche che l'automobile è, o guidare l'automobile meglio, è avere, come usare un'arma, con il colpo in canna. Quindi si può sempre, è sempre, se il pericolo è sempre in agguato, certo. Quindi io posso sempre fare del male a qualcuno, a parte fare del male a me stessa. Poi, abbiamo detto quindi, non ha scarsa attenzione. Altro aspetto è quello della leggerezza della guida dovuto alle occasioni che abbiamo all'interno di un veicolo, soprattutto oggi che di veicoli moderni, dove c'è l'autoradio, c'è il CD, c'è il telefonino, c'è la televisione. E chi ne ha più ne metta. Incredibile. Questi sono tutti aspetti che distolgono l'attenzione. Mi piace ricordare una frase che si vedeva, un'avvertenza che c'era scritta nei vecchi autobus 1970, quando io frequentavo Padova all'università e quindi giornalmente prendevo l'autobus, in cui c'era scritto: è vietato parlare al conducente. Bellissima questa
questa ultima frase, anche perché ci rievoca forse qualche momento degli anni 70 che moralmente, insomma, e anche in maniera educata eravamo un po' diversi. Io adesso vorrei far mandare in contributo un'intervista a Ennio Mario Sodano, prefetto di Padova, il quale, insomma, in qualche maniera ci dà delle risposte. Negli ultimi anni nella provincia di Padova abbiamo avuto notevoli risultati, c'è un calo enorme dei morti, quindi questo è un risultato notevole, considerevole. Per il resto bisogna, da una parte, che le regole siano ragionevoli, ma dall'altra bisogna imparare a rispettare le regole, perché lamentarsi soltanto perché si è vessati non va bene. Però le regole devono essere sagge, devono essere possibilmente poche, chiare e precise, e quello che accennava lei, questa sorta di fai da te sulle strade, io lo trovo estremamente dannoso. La sicurezza stradale è una cosa seria, gli interventi sulle strade devono essere fatti con cognizione di causa, devono essere fatti sulla base di studi precisi, di indicazioni tecniche molto precise, non possono essere improvvisate dal singolo comune, dal singolo comando di polizia municipale, con il risultato che se si gira per la provincia si trovano situazioni assolutamente diverse e questo non va bene. Era assurdo se uno dovesse essere investito su una segnaletica, su delle strisce pedonali che sono diverse da come detto dal codice, cioè vale a dire bianche su sfondo grigio della strada, potrebbe anche rivalersi oppure potrebbe esserci. Ma sa, questo è il paese dove le liti si fanno per tutto, quindi insomma non escludo che si possa fare una lite anche per questo. Comunque, al di là del merito, io ho chiesto al Ministero dei Trasporti una circolare che chiarisca una volta per sempre come devono essere fatte le strisce, perché, ripeto, io una mia idea ce l'ho. Ci sono dei pareri dati a questo o a quel comune che però non sono vincolanti per tutte le amministrazioni, quindi è necessario, più che il prefetto dica la sua, perché la mia parola vale solo per la provincia di Padova e non sanerebbe il problema, è necessario che il Ministero dei Trasporti dica molto semplicemente come la pensa e a quella regola ci atterremo tutti. L'ultima problematica, questi dossi, viene in mente le persone normali che ambulano, va bene, ma viene in mente qualcuno che ha bisogno veramente di soccorso, che debba essere immobilizzato nelle ambulanze? Sì, anche su questo io mi auguro che ci sia un po' più di ragionevolezza e anche qui direttive un po' più chiare, perché anche lì non si può fare come ci pare. Lei ha parlato delle ambulanze, sono un problema, io più volte ho scritto a più amministrazioni per chiedere ragione, per cercare di capire, ma io penso anche ai motocicli, ai motorini, i dossi sono spesso un pericolo. Ben rientrati in studio intanto. Avvocato, qua insomma c'è la domanda che ho fatto a Ennio Mario Sodano, era quella che so che alcuni comuni, anche forse così per rinverdire la propria attitudine politica, mettono le strisce pedonali un po' così, con i colori variegati, verde su bianco, rosso su bianco, insomma anche qua c'è un po' di confusione. E poi dopo sui dossi, si parla di sicurezza stradale, ma mi viene anche in mente la sicurezza dei pazienti. La prima cosa che mi è venuta in mente, oltre ai motocicli, eccetera, che sono più deboli, questo è un problema. Come diceva prima l'ingegnere, la tecnica va avanti, però i legiferatori sono tanto retrivi e tante volte deviano su strade che, insomma, io non le capisco. Sì, è veramente da pensare, queste ricostruzioni danno molto da pensare. Abbiamo già detto che è necessario proteggerli questi diritti, quindi renderli veramente, attivamente difendibili e difenderli. E però non si comprende come con gli avanzamenti della tecnologia, sotto tutti gli aspetti, dalla sicurezza delle autovetture ai sistemi di controllo da parte degli amministratori saggi che vogliono soprattutto mettere in sicurezza il territorio. Lei sa che c'è quella famosa frase che c'è in tutti, io ricordo il Museo della Shoah a Gerusalemme, che chiunque salvi una vita umana va nel cosiddetto giardino dei giusti e si impianta un albero per dire quest'uomo è un giusto perché ha salvato una vita umana. È vero. Io posso dire che questo sindaco è certamente nel giardino dei giusti, perché quel controllo, una vita umana, certamente l'avrà salvata. Mi ha colpito anche a me favorevolmente, infatti lo richiamo di nuovo in causa. Tanti sindaci
insomma, fanno cassa, e questo è inutile negarlo. Tanti sindaci, perché in movimento politico ha un colore, cambiano le strisce pedonali. Insomma, qua c'è un po' di guazzabuglio, sindaco. Ma ritornando alla sicurezza per il cittadino, volevo dare due date significativi sull'impegno da parte del consorzio di cui faccio parte. Per quanto riguarda l'eccesso di velocità, che è un po' uno dei motivi più gravi per incidenti e anche incidenti mortali, noi siamo passati sia col controllo del territorio, sia con le attrezzature moderne di cui ci siamo dotati, autovelox per capirci, da 6.073 infrazioni per eccesso di velocità del 2007 a 2.261 del 2010. Questo significa che la politica adottata del controllo territoriale con attrezzi moderni per verificare se vengono rispettate le regole dà dei grossi risultati. L'altro dato che vi voglio dare è questo. Telefonino. Purtroppo qui siamo in aumento. Quindi, quando parlava dell'ingegnere delle macchine attrezzate, cioè noi nel 2010 abbiamo rilevato 622 infrazioni con telefonino. E per chiudere, perché poi parlando di bilanci, allora il consorzio nel 2010 ha speso per sicurezza 3.215.000 euro, ne abbiamo incassati 1.626.000, quindi questo la dice lunga che tipologia di cassa che abbiamo fatto. Abbiamo fatto cassa per la sicurezza. Certo, beh, insomma. Se mi permette, molto importante, ci tengo moltissimo come ex da pochi giorni, ma ex oramai difensore civico, fare una puntualizzazione. Io ho avuto centinaia di cittadini istanti, come vengono tecnicamente chiamati, che si sono rivolti all'ufficio di difesa civica per contestare contravvenzioni senza bisogno di andare dal giudice di pace o di fare il ricorso al prefetto, che contestavano le contravvenzioni con quel sistema di controllo del passaggio dal semaforo rosso che tante effettivamente contestazioni ha creato, perché c'era un problema di una fotografia e quasi di un'interpretazione di questa fotografia, il che rendeva la cosa molto difficile per il difensore civico, perché come ho già detto sono giudice terzo, non sono l'avvocato della parte e devo tutelare da una parte sia la pubblica amministrazione, che però deve agire correttamente e con diligenza, sia anche cittadino che non sia vessato da una pubblica amministrazione negligente e imprudente nella sua attività. Questo era il dilemma. Poi finalmente, così come le nubi spariscono improvvisamente perché il sole si alza, improvvisamente tutti questi problemi non sorgono più, perché il progresso ha inventato un nuovo sistema, la tecnica, che dice non ti faccio più la fotografia, ti faccio un'intera ripresa filmata, la cosiddetta prova che non potrà mai essere smentita, perché io che ho contravvenuto non potrò mai andare dal giudice di pace o lamentarmi con la cattiva amministrazione che cerca di far cassa, perché io se voglio mi vado a vedere filmato dove si vede il giallo, si vede il rosso e si vede il muso della mia macchina che passa dopo parecchio. Incontestabile. E quindi è incontestabile. E allora non c'è più nessun problema e in questo modo, con questa prevenzione, ecco che si esercita quella protezione di cui noi dovremmo essere particolarmente garantisti. Prima di mandare 30 secondi di pubblicità, voglio metterti in causa proprio te, come d'altronde tu sei vittima di una certa cultura italiana, che poi dopo non credo che sia mitteleuropea, perché in Italia secondo me si fanno molte più infrazioni che in altre parti d'Europa, o perlomeno infrazioni in questa maniera. Io sinceramente, quando prendo la macchina il venerdì sera o il sabato sera, a differenza di 15-20 anni fa, ho più paura oggi, e quindi la sensazione del pericolo credo che l'avvertano un po' tutti coloro che in qualche maniera guidano in maniera diligente. Ma la sensazione di paura del controllo, la paura di farti male? Di trovare gente che a quell'epoca o al venerdì o al sabato sono ubriachi, questo, ecco, è il problema. Questo è sicuramente un punto importante. La sensazione è quella. È sicuramente un punto importante, perché si sa che il fine settimana è teatro di eccessi da parte di giovani, ma non solo di giovani. Diciamo che la tematica della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o guida sotto sostanze alcoliche è una tematica pregnante e importante.
importante ed è molto attuale. È verissima la tua preoccupazione che hai di poter trovare una persona che è sotto sostanza. Parliamo di sensazioni e poi dopo... Sì. Possa interferire con la tua buona salute. È vero, è successo molte volte, però diciamo che qua ci scontriamo come sempre con una tematica che è talmente difficile da ragionarci proprio per la presenza di notevoli interessi economici in causa, quali sono gli esercizi pubblici in Italia che vendono i prodotti alcolici, dagli autogrill alle pizzerie, alle discoteche, ai ristoranti, che sono un quantitativo impressionante, perché si parla di 1 milione circa di esercizi in Italia, i quali hanno la loro forza per poter reagire anche a ogni provvedimento che viene con buon senso fatto dal legislatore. Diciamo che io sono molto d'accordo sul fatto che dobbiamo stroncare questa mal costume di guidare ubriachi, ma comunque anche adesso quando io rivolgo la mia attenzione alle leggi vedo comunque un limite di 0,5 che non mi convince. Il messaggio di puoi guidare a 0,5 fino a non ha senso. Per me se tu guidi non bevi, zero, punto. Se vogliamo star qua a disquisire, a ragionare, è tutto quello che volete, però il limite deve essere zero. No, credo che sia anche educativa nei confronti di coloro che dicono ma sì, non posso neanche bere un bicchiere. Sai che non devi bere perché se guidi non bevi. È proprio diseducativo, ovvero l'alcol è stato riconosciuto da fior di medici, non da me, che è una sostanza che incide sui riflessi delle persone. E poi ognuno di noi poi dopo credo è soggettivo. Che è soggettivo, uno gli va un po' meno e quindi non è che ci sono persone che hanno un metabolismo più veloce che lo riescono a smaltire e persone che hanno un metabolismo più lento che invece non lo smaltiscono. E questo è individuale e soggettivo. Difficilissimo capire se una persona con un indice di 1 sia in grado di guidare. Sono completamente d'accordo con te. Una persona con 0,2 magari non è in grado, perché bastano a volte piccole quantità per stordire una persona. Di fatto, il messaggio di dire puoi guidare fino a un certo limite, questo è un messaggio sbagliato, però che viene dato al legislatore con un senso, ovvero di protezione di queste lobby che con grandi interessi economici riescono a esercitare pressione su chi dopo deve votare. E qua sono d'accordissimo con te, apriremo anche altre pagine, io mi auguro di avervi qua durante l'anno più di una volta, perché questi sono temi da approfondire non certo in un'ora, ma possiamo fare una passeggiata lunga un anno e qualche volta potrete venire però, ancora. Insomma. Se mi permetti, l'ultima cosa che volevo dire, così dopo possiamo proseguire, è questa è molto importante. Io ho visto tante persone, perché colloquiando e interagendo con la prefettura, si ha dopo avere la percezione di cosa succede nelle famiglie quando arriva a casa il figlio che gli hanno ritirato la patente per la guida in stato di ebbrezza. Io vedo tantissimi genitori che vanno in prefettura a lamentarsi, dicendo dei limiti sbagliati, dicendo dei controlli a sorpresa, dicendoti le trabocchette. Dici, dagli 4 schiaffoni al figlio, ecco, come si faceva una volta, adesso no, rischi di andare pure in galera. Cioè, è molto importante capire che un figlio che ha avuto una patente ritirata è per la sua sicurezza personale. Meglio un figlio senza patente che una patente che ti torna a casa senza tuo figlio, perché giace sul lettino di un obitorio. Questo è il concetto che deve passare, che purtroppo le stesse famiglie a monte non riescono a capire. A tutti danno fastidio le sanzioni, a chiunque. Perché? Perché io non volevo, ma ero colpa di me, sicuramente, però manca questa cultura di accettare quando hai fatto un errore e di poter migliorare per evitare di farlo in futuro. Visto che qua si sta parlando, come giustamente sottolineava l'ingegnere, che si hanno delle armi cariche in mano e che basta un momento di distrazione, telefonini, non telefonini, di stanchezza, per procurare delle stragi incredibili come quella dei ciclisti morti in Calabria. 7 morti per una macchina che ha avuto un momento, oppure quei alla fine, fine di questo di questa puntata abbiamo proprio un piccolo tassello, grazie a Telecosenza ci hanno offerto le immagini e le vedremo. Io insomma è quello che vorrei arrivare a capire, il perché certi genitori proteggono certi comportamenti sbagliati da parte dei figli, così come perché certi genitori che magari sono facoltosi hanno le possibilità economiche di comprare macchine super bolidi ai figli e le comprano senza preoccuparsi di dare al figlio degli strumenti per poter guidare anche in maniera consapevole, dei corsi di guida sicura. Comunque è sconsigliabile dotare il proprio figlio che non ha la percezione perché è molto giovane, quindi anche soggetto a un po' l'influenza degli amici, certi comportamenti sbagliati che non sono propri della giovinezza, va bene che siano spensierati i giovani, ok, però il padre che va a cercarsela, il padre che dà al figlio una macchina grossa che ha grandi possibilità di velocità, quando si va piano sembra di essere, quando si va ai 150 sembra di essere fermo. Qua si apre un altro scenario ed è quello un po' dei genitori, educazione eccetera, ma mi devi dare 30 secondi per la pubblicità. Sono Romano Cornale,
testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Braurei, vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenbier. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Pausa pubblicitaria, ingegnere Alberto, Michele Gerardi, prima si parlava del fino a che si può bere, certo. C'è qualcosa di interessante, se io bevo un bicchiere adesso vado a 0,5, il metabolismo ci impiega 12 ore per digerirlo, se ne bevo nell'arco di 4 ore so 10, esatto. Quindi sono già fuori soglia, esatto. Quindi anche questo è da dire come informazione ai nostri telespettatori. Sì, infatti diciamo che manca, ma qui forse la parola un medico sarebbe più appropriata, manca quello che è anche poi un po' la cultura, l'insegnamento, l'informazione, nel senso che è vero che il tasso colimetrico 0,5 può apparire una soglia troppo bassa, ma in realtà non dobbiamo dimenticare che non è il bicchiere che abbiamo bevuto a tavola o al bar prima di metterci in macchina, che di risalire in macchina, che è quello che, ci ha fatto permettere di raggiungere questo valore. Bisogna vedere il nostro corpo che storia ha di tasso alcolimetrico accumulato nelle ore precedenti. Ma siccome qua vogliamo dare risposte o bianco o nero, io sposerei la causa di Alberto, cioè vale a dire non si deve bere, aboliamola. Io se vorrei mandare anche l'intervista di Enrico Pavanello, sempre in questa giornata dove si parlava di sicurezza, bisogna farne di più, bisognerebbe più pubblicizzarle, perché non è a far loro. E forse più di tutti puoi dirlo tu, è anche a far nostro quando ti capita, e quindi è sempre dietro l'angolo. Quindi Enrico Pavanello, assessore alla sicurezza della provincia di Padova. Il popolo italiano è un popolo di inventori, santi, eroi e navigatori. Sull'aspetto delle invenzioni, delle nuove segnaletiche stradali, bisogna sicuramente metterci un punto fisso. Bene ha fatto il prefetto di Padova a chiedere delucidazioni al Ministero, perché le segnaletiche sulle nostre strade siano effettivamente uguali, ben visibili, chiare su tutto il territorio. È impensabile che un sindaco si svegli una mattina e decida di fare le strisce pedonali verdi, bianche, gialle o rosse a seconda magari della polemica politica che interessa il territorio in quel momento. In tema di videosorveglianza si può fare di più, perché è chiaro che se ci sono più controlli chiaramente anche l'utente si sente, diciamo così, un po' più controllato e quindi chiaramente sarà disposto a, diciamo così, a rispettare la legge in maniera diversa. Ma certo, i nostri cittadini vorrebbero un poliziotto, un carabiniere o un agente di polizia locale sotto ogni abitazione, davanti a ogni fabbrica e magari davanti ad ogni incrocio. È indubbiamente impensabile, bisogna saper guardare il futuro. Gli uomini naturalmente presenti a mostrare come le istituzioni sono vicine al cittadino, ma le nuove tecnologie sono indubbiamente il futuro e l'unica opportunità che anche viene data alle amministrazioni locali per porre rimedio a molte situazioni di pericolo. Sindaco Giuseppe Bertinazzi, ecco, la sensazione che ho avuto da questa intervista con Enrico Pavanello è quella che anche in provincia, insomma, non è che possiamo avere a disposizione un carabiniere per ogni 100 abitanti, o 50 o 30, però usare questi strumenti possono aiutare molto, insomma. Allora, quello che si sente dire lei a due ville ha questa benedetta macchina che in qualche maniera sviluppa tutta la scena, abbiamo capito che ha fatto del bene alle persone, poi in chiusura parleremo ancora con Alberto, ma
la sensazione dei suoi cittadini qual è stata? Adesso, in ultima, dopo, penso, le prime critiche. Guardi, i cittadini, la grande maggioranza dei cittadini apprezzano quello che viene fatto per la loro sicurezza, anche perché oltre a sanzionare, il consorzio fa altre attività, tra cui per esempio ore di lezione nelle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo fatto 707 ore nel 2010 di queste lezioni per spiegare ai ragazzi come comportarsi. Elementari, medie e medie superiori. Poi abbiamo organizzato tre spettacoli teatrali vulnerabili, non so se li avete mai fatti, molto bene, proprio per far capire alla gente che non si può scherzare con la macchina, assolutamente. E poi abbiamo fatto degli spot televisivi rispetto alla vita, se bevi non guidare. Quindi abbiamo cercato di abbinare alle sanzioni anche queste un percorso forme culturale di cultura per i ragazzi giovani. Quindi questo è recepito molto bene, perché nelle scuole viene richiesta queste ore di lezione, anche perché, ripeto, bisogna cominciare a educare dal basso, perché poi una volta raggiunta la patente ci sia rispetto per tutti gli altri. Con Maria Luisa Fabris, l'ultimo intervento quanto riguarda questo seminario, si parla di una cosa che a me, dal primo momento che vi ho conosciuti, mi ha sconvolto forse più delle vittime, dei morti, ed è il depotenziamento sociale. Pensare quanta gente sia morta che poteva, non so, inventare qualcosa di geniale, gente costretta con delle menti eccelse in una sedia a rotelle e con dei gravi, diciamo, gravi limiti anche cerebrali. Cioè, questo è qualcosa che a me ha sconvolto più di ogni altra cosa. Il costo sociale dell'incidente stradale è morale enorme. E sociale, chiaro. Sì, è enorme. Cioè, questi ragazzi che potevano essere, questi bambini che non ci sono più, leggevo oggi il resoconto dell'ASAPS che diceva che ci sono stati vicino ai 1000 bambini morti nel 2010, 1000 bambini che potevano diventare campioni di tennis o di calcio o di qualsiasi cosa, oppure inventori, biologi, contribuire al progresso della società. Certo. Purtroppo vite stroncate sulla strada, vite stroncate in maniera apparentemente inutile, forse solo il creatore potrà dirci un giorno se fa parte tutto di un grande disegno, però... Ma credo che lui non abbia inventato questo tipo di macchine. Non credo, quindi penso che sia proprio uno spreco, io la vedo come uno spreco incredibile. E purtroppo non riesco a trovare una sensibilità che parte dal basso, io sto parlando proprio dal basso, cioè la mamma che guida la macchina e lascia che i propri figli piccoli possano scorazzare dentro la macchina, privi di adeguati sistemi di retenzione come seggiolini. È pazzesco. Quello è una cosa da condannare, deprecare, da guardarla male, da dirgli qualcosa quando la vedi al semaforo, di vergognarsi. Bisognerebbe che tutti lo facessero. Il processo culturale inverso, ma non il furbo. Esatto, ed è il motivo per il quale sono molto meritevoli queste iniziative che vengono fatte nelle scuole, perché si spera di riuscire a creare una nuova cultura dal basso, dai ragazzini, che possa portare il ragazzo di 18 anni non a bramare la macchina e la moto come il desiderio della sua vita, ma fare magari altre cose, a fare del teatro, a fare, non lo so, attività culturali e artistiche, piuttosto di lavorare tutta la vita per comprarsi il bolide e per dopo sfrecciare, perché così si è, tra virgolette, più fighi. In realtà sarebbe meglio che passasse il concetto che chi fa il demonio sulle strade, che corre, non sia un modello di eseguire, ma uno sfigato, tra virgolette. Certo. Esatto, quello che volevo dire è che giustamente mi ha colpito il discorso che facevano l'avvocato e l'ingegnere, e dicevano giustamente che queste telecamere sugli incroci possono dare una mano, cioè nel senso sono un processo sanzionatorio, nel senso che le persone quindi rendono l'incrocio più sicuro, però non dimentichiamoci che aiutano tantissimo in fase di ricostruzione dell'incidente. Il perito potrà confermare che giustamente lui fa questo lavoro, ma loro sono molto bravi a ricostruire l'incidente, ma se uno dice che è passato col verde e l'altro dice che è passato col verde, devi avere la sfera di cristallo per capire chi dei due dice una cosa. Se vedi qualcosa di più compiuto. È difficile, quindi la telecamera ci assicura anche questo. Infatti noi abbiamo patrocinato come vittime della strada due importanti società, anche tre importanti società che piazzano questi segnali, perché per noi, questi sistemi, perché per noi è molto importante la certezza dopo di quello che succede quando c'è. Perché... Ma infatti ti ho invitato perché tu sei garante, esatto. Hai capito? Come vittima della strada sei garante. Io credo che un garante, uno che ha subito una cosa del genere,
Non si va a inventare delle storie. Lui dice, io lo voglio perché è così, vero avvocato? Non c'è dubbio. Insisto, proteggere i diritti significa soprattutto avere la certezza di chi ha il diritto e di chi l'ha violato. È vero. Io adesso manderei in onda Maria Luisa Fabris, così ci dice alcune cose, lei della USL numero 13 del Veneto, qualcosa che a me sinceramente ha scosso. Si può, attraverso una prevenzione efficace, condotta anche con la regia di medici della prevenzione, ricavare la possibilità di influire sull'educazione della popolazione. Noi l'abbiamo potuto verificare seguendo passo passo con una rilevazione puntuale negli anni, fin tanto che è stato attivo un progetto sul territorio che ha visto la partecipazione sia delle istituzioni, sia delle polizie locali, sia delle scuole e sia anche delle associazioni. Abbiamo potuto vedere come la mortalità calava fin tanto che il gruppo è rimasto attivo. E quindi si era innescata una cultura della sicurezza nella popolazione. Mentre, lasciando perdere un po', in seguito all'entrata della patente a punti, il fatto di continuare in questa opera ci ha portato a sederci un po', a non chiedere di continuare nella prevenzione e quindi la mortalità ha ricominciato a salire. Questo è dimostrabile, abbiamo pubblicato in tanti convegni anche nazionali e dobbiamo pensare che anche in seguito un intervento legislativo non è sufficiente per convincere la popolazione a essere più prudente, ma bisogna continuare nell'opera di educazione. Addirittura dovremmo cominciarla dal nido, cioè fin da quando il bambino è in grado di mettersi in piedi e comincia ad andare a sbattere di qua e di là. Questo è il momento in cui nel cervello si forma una memoria cosiddetta implicita, in cui diciamo lo stampo che noi diamo a questo tipo di memoria farà sì che quel bambino si comporterà sempre, purtroppo, in un certo modo. L'opera di educazione va continuata nelle scuole. Bene, avvocato, siamo quasi in chiusura, io vorrei mandare l'ultimo filmato di Telecosenza, però la dottoressa diceva qualcosa di straordinario, un imprinting ai bambini, addirittura prescolare, perché quel momento è topico. Diceva Proust, datemi i primi 7 anni della vostra, dei vostri figli, il resto ve lo potete tenere. In questa maniera si potrebbe fare qualcosa di concreto, investire. A me ha colpito moltissimo, non vado fuori dal seminato, un articolo sul nostro quotidiano della nostra città, l'Arena di Verona, che spiegava come erano in continuo calo le iscrizioni al liceo classico. Sapete qual è la spiegazione? Le mamme iperprotezioniste, dal momento che il liceo classico è ancora rimasto l'unica scuola obbligatorio il latino, che certamente è una materia ostica e difficile, però ma che lei... però in tutto il mondo sta rifiorendo perché nessun'altra disciplina come quella del latino apre la mente domani ad affrontare tutti i problemi che si facciano nella vita, quindi fare una buona università, degli ottimi studi, eccetera. Le mamme, invece di essere iperprotezioniste, nel senso io proteggo mio figlio insegnandogli da subito a superare le difficoltà, certo, invece da subito gli insegno a non affrontare le responsabilità, ad evitarle completamente, quindi lo vado a scrivere a quell'altra scuola. E sapete cos'è il risultato tragico? Che il liceo classico oggi in alcune sezioni ha abolito lo studio della lingua latina. Questo io penso di aver detto tutto. E grammaticamente siamo tornati indietro di 40 anni. Esatto. Allora io adesso voglio far vedere il filmato, anzi grazie anche a Telecosenza che ci ha dato l'autorizzazione per il filmato della tragedia che ancora nel 2010 in pratica ha fatto una strage, ha falcidiato 10 ciclisti, quindi 7 sono morti, e quindi credo che sia stata forse la strage peggiore che mente umana potesse concepire nel 2010. Andiamo avanti con le immagini. I
Il bilancio è gravissimo, 7 morti e diversi feriti, erano tutti ciclisti dilettanti che si allenavano spesso su questa strada, che conoscevano bene, sono tutti della zona dell'Ametino, tra di loro professionisti noti. Per loro sfortuna una Mercedes guidata da un marocchino è piombata sul gruppo, pare che l'auto avesse appena effettuato un sorpasso, chissà perché l'uomo al volante non è riuscito però ad evitare che la macchina finisse sui ciclisti. I testimoni parlano di corpi che volavano per aria come se fosse esplosa una bomba. Alla fine sull'asfalto sono rimasti in 7, ma ci sono almeno 3 feriti gravissimi. Ferito in maniera non grave anche l'investitore, un 21enne marocchino, che è stato subito arrestato. Ferito anche suo figlio, che viaggiava con lui a bordo dell'auto assassina. Adesso l'investitore è piantonato dagli agenti della polizia nell'ospedale di Lamezia Terme. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. In passato pare che gli fosse stata anche ritirata la patente. Avvocato, intanto ringrazio ancora Tele Cosenza. Omicidio colposo. A me piacerebbe, abbiamo pochissimo tempo, ma vi invito ancora perché mi piacerebbe approfondire ancora molto questi discorsi. Se io ho una rivoltella a casa ed è scarica, la carico e in qualche maniera faccio fuoco contro, tra virgolette, l'amante di mia moglie perché io sono gelosissimo, a quel punto è un omicidio volontario, se non sbaglio. Quasi, ci sarebbe il cosiddetto dolo eventuale, per cui non siamo più nella categoria dell'omicidio colposo, cioè a titolo di colpo per imprudenza, imperizia o negligenza, ma a titolo volontario, quasi volontario, perché io nel momento in cui prendo sostanze stupefacenti o sostanze alcoliche, abuso delle sostanze alcoliche, certamente non posso non avere la previsione che eventualmente... Lei è acuto e è andato oltre, per i telespettatori forse hanno perso questo passaggio, cioè noi, se io carico una rivoltella e se sono sobrio e bevo, a quel punto io devo essere capace di intendere e di volere che se io mi drogo oppure mi ubriaco posso essere quell'arma letale. Certo, e non vi è dubbio anche che appaia una sorta di impunità il fatto che gli autori di questi eventi terrificanti, la strage proprio, ma anche l'uccisione dell'inerme pedone che sta attraversando col verde, dell'ubriaco che a 140 sta passando l'incrocio in piena città. Parleremo ancora di questo aspetto, anche perché poi dopo ci sono delle altre appendici, me la ricordava prima proprio Alberto, che è quella delle assicurazioni, ma io qua vi chiedo a tutti quanti i vostri ospiti, i nostri ospiti, se potete poi intervenire ancora, proietteremo lo spot per un'altra trasmissione del genere, se a voi va bene, perché i telespettatori sicuramente avranno tante, tante domande da porci. Siamo proprio in chiusura con questa puntata di O Bianco o Nero, gentili telespettatori. Settimana prossima avremo ospite Semmi Basso, malato di progeria, anzi io dico una patologia, non è malato, lui è un ragazzo estremamente vitale, che ha tanta voglia di vivere, soprattutto tanti sogni nel cassetto. E tanti sogni nel cassetto, io che ne ho 53, mi piacerebbe ancora disegnare veramente la mia vita e ancora non riesco a capire come mai ragazzi di 15, 16 anni, 13, 18, insomma così in maniera quasi, non lo so, stupida, giochino la loro vita o bevendo o drogandosi e quindi diventando un pericolo a se stessi e agli altri, e così inevitabilmente non hanno neanche la voglia di poter cominciare a scrivere la loro vita. Quindi questa è una cosa che mi lascia veramente tremendamente scosso. Io ringrazio l'avvocato Bottoli, ringrazio anche l'ingegnere Michele Girardi, Alberto Pallotti, grazie per la tua passione che ci metti, grazie. Ci dai coraggio e quindi andiamo avanti. Grazie. Giuseppe Bertinazzi, io con lei vorrei fare una trasmissione intera perché lei ha delle cose da raccontare stupende, sì. Ma soprattutto la cosa essenziale che non abbiamo detto a che partito, oppure se sia di destra o di sinistra, perché oggi deve vigere il discorso che la destra e la sinistra sia soltanto una direzione per tornare a casa. Deve fare l'amministratore e farlo bene, non ha importanza a chi appartiene, deve essere giudicato come amministratore. Grazie ai miei ospiti e soprattutto grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirci in questa puntata. A settimana prossima. Grazie a voi.